trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, sono Alessandro Bollo, il direttore del Polo del Novecento. Per il Polo del Novecento e per i suoi 25 enti, questi due anni di pandemia sono stati anni ovviamente caratterizzati dall'impossibilità spesso di poter organizzare delle attività in presenza, così come avevamo fatto in passato, ma la pandemia ci ha dato anche l'opportunità di sperimentare dei nuovi strumenti digitali e quindi di avere un approccio più consapevole rispetto alla produzione culturale cosiddetta ibrida. Questo ci ha consentito in questi due anni di rafforzare ad esempio tutti gli strumenti rivolti alle famiglie, alle scuole, ma anche ai ricercatori. Parlo nello specifico di Novecentro. Novecentro è il nuovo portale del Polo del Novecento che consente di fruire in maniera gratuita, intuitiva e semplice di tutto lo straordinario patrimonio archivistico degli enti del Polo del Novecento. Parliamo di quasi 700.000 oggetti digitali tra patrimoni archivistici e librari che sono consultabili. La struttura della piattaforma è pensata per consentire appunto letture differenti attraverso personaggi importanti, attraverso soprattutto storie e percorsi, per cui c'è la possibilità anche di leggere interessanti percorsi di tipo storico-narrativo sulla storia del Novecento. Recentissimamente ne abbiamo inaugurati due nuovi, uno su Primo Levi, il Centauro, proprio a cura dello studio del Centro Primo Levi per il Giorno della Memoria, che consente ai ragazzi e alle ragazze di approfondire, o chiunque abbia voglia di approfondire la vita, il percorso biografico e intellettuale di Primo Levi, il percorso drammatico della deportazione ad Auschwitz, così come tutta la fase successiva di scrittura, di testimonianza, di divulgazione culturale. L'ultimissimo percorso invece riguarda Bianca Guidetti Serra, un altro straordinario personaggio del nostro territorio, avvocata, partigiana, strenua difensore dei diritti e di grandissime battaglie civili e politiche del nostro Novecento. Quindi davvero il digitale da questo punto di vista consente di fare delle attività
azioni che prima non eravamo in grado di fare. Penso ad esempio anche alla didattica. Il nuovo portale del Polo 900 consente, anche qui gratuitamente, a tutte le scolaresche di ogni ordine e grado di poter utilizzare dei kit didattici, ovvero del materiale che consente agli insegnanti di affrontare temi come la storia del Novecento, come l'educazione civica, come la didattica della storia, appunto, che sono molto importanti quando si affrontano temi come appunto i conflitti, i fascismi, le migrazioni, quindi le grandi sfide del Novecento che in realtà parlano moltissimo o dovrebbero parlare moltissimo alle ragazze, ai ragazzi di oggi. Quindi archivi, contenuti digitali, didattica e in ultimo anche i giochi. L'altro grande ambito di sperimentazione ormai per il mondo della cultura, non solo per il Polo del Novecento, è quello appunto di sviluppare dei giochi in modo che questi giochi possano anche avere un contenuto didattico, educativo, e in particolare ne abbiamo realizzati due, uno grazie anche al finanziamento di Compagnia di San Paolo, che si chiama Oca, insieme a Social Community Theater, proprio il gioco dell'Oca, ma è un gioco dell'Oca che consente di riflettere sui diritti e consente ai ragazzi di riflettere sulle grandi sfide della convivenza civile e sociale. C'è la possibilità al Polo del Novecento di utilizzare gratuitamente questi giochi, così come al Polo del Novecento le scuole possono prendere in prestito un altro gioco che si chiama Alfabeto Civico, che è un progetto realizzato e coordinato dalla Fondazione Donna Cattin, che consente di nuovo alle classi di giocare con un gioco di carte che attraverso alcune lettere consente appunto di sviluppare riflessioni sull'ambiente, sul digitale, sui beni comuni, sulla politica e sul cambiamento climatico. Quindi davvero tante iniziative, tante opportunità per i ragazze e i ragazzi e per chiunque abbia voglia di utilizzare le risorse del Polo del Novecento. Grazie e buona giornata. Quali sono gli strumenti che ci permettono di guardare con ottimismo al futuro del territorio? Quelli che le imprese cooperative utilizzano per mettere le comunità al centro del loro lavoro. Energia Positiva è una cooperativa nata nel 2015 a Nichelino, in provincia di Torino, ed è una cooperativa che si occupa di autoproduzione energetica da fonti 100% rinnovabili. E sostanzialmente i soci della nostra cooperativa, anche vivendo in contesti condominiali, possono creare un proprio impianto che noi chiamiamo virtuale 100% rinnovabile, andando proprio sulla piattaforma appositamente studiata informatica della cooperativa e acquisendo parti, sotto forma di quote della cooperativa, di questi impianti che la cooperativa chiaramente mette a disposizione di tutti i propri soci. L'obiettivo chiaramente è quello di dare la possibilità a persone che non ce l'hanno di partecipare comunque al mondo delle rinnovabili e di avere chiaramente dei vantaggi sia economici, sia fiscali, sia ambientali dal punto di vista del costo della bolletta. Uno degli obiettivi di Energia Positiva è proprio quello di in qualche modo aggregare e mettere a disposizione delle comunità la possibilità di partecipare al mondo delle rinnovabili, della produzione di energia da fonti 100% sostenibili. E questo perché riteniamo sia sicuramente un mercato in forte crescita e che dovrà in qualche modo essere anche il mercato energetico del futuro. Quindi pensiamo che per la transizione energetica in atto nel paese sicuramente più persone parteciperanno e più abbiamo la possibilità di raggiungere i target ambientali e di sostenibilità che ci vengono, tra virgolette, che abbiamo definito a livello europeo, nazionale, ma anche mondiale. L'obiettivo di una federazione come quella di Confcooperative all'interno di queste nuove regolamentazioni nel mondo energetico rinnovabile, come ad esempio le comunità energetiche, devono essere in qualche modo intercettate e sviluppate per un futuro sicuramente migliore e più sostenibile per tutti, ma soprattutto devono essere portate avanti all'interno di una logica di intersettorialità e coinvolgimento di tutti i consociati. Iso Avviso è una cooperativa di comunità che nasce nel 2020 ad Ostana, in Valle Po, sotto il Monviso.
nasce dopo un percorso di partecipazione voluto e sostenuto dall'amministrazione comunale. È una cooperativa di comunità, a tutti gli effetti un'azienda, ma è anche un soggetto che decide di operare all'interno di un territorio per ricomporre quelle che sono le relazioni sociali, i servizi culturali e le attività che possono tenere insieme quella comunità. La sostenibilità di un progetto per noi è data dalla capacità di costruire e coprogettare insieme alla nostra comunità servizi che rispondono a dei bisogni. La cooperazione per noi è uno strumento ed una pratica quotidiana. L'abbiamo scelta perché ci sembrava il modo migliore per provare a ricreare occasioni e opportunità lavorative sul territorio montano. Questo perché crediamo che la nuova abitabilità in montagna passi anche e soprattutto attraverso la capacità di creare occupazione, perché da lì poi si generano relazioni sociali, da lì si genera poi la possibilità di costruire, pensare e progettare dei servizi per quei cittadini, e allo stesso tempo consente di rompere quel cliché per il quale chi va a vivere in montagna è un eroe. Non abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di cittadini, di persone consapevoli che fanno una scelta consapevole, ma che allo stesso tempo hanno bisogno e necessità di godere di diritti, di servizi e di occupazione. Questo processo inizia da lontano, inizia negli anni Ottanta e arriva fino ad oggi, con un passaggio successivo da fare importante, ed è uno dei piccoli obiettivi che noi ci siamo dati insieme a altri soggetti che vivono e lavorano su quel territorio, e è stato quello appunto di provare a creare un nuovo processo di sviluppo su quel territorio, capace di essere attrattivo per le nuove generazioni e allo stesso tempo capace di consolidare e rafforzare le prospettive future per le nuove generazioni. Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimo Gobello, sono un architetto biellese e sono qui per raccontarvi la mia esperienza all'interno della cooperativa che abbiamo formato, che è una cooperativa tra professionisti, una cosa abbastanza inusuale, però molto molto interessante. L'abbiamo fatta questa cooperativa appoggiandosi a Lega Coop, che ci ha dato un supporto rilevante nella costituzione, sono stati molto professionali e da circa un anno noi stiamo operando. Qual è il nostro campo di attività? Il nostro campo di attività è specifico, siamo architetti e ci stiamo appoggiando anche a un gruppo giovane di architetti. Stiamo lavorando nei campi tradizionali dell'architettura, vuol dire progettazione architettonica, facciamo piani regolatori, ci occupiamo di territorio. E poi nello specifico andiamo molto all'applicazione dei bonus, quelli che sono d'attualità, questi bonus importanti tipo l'eco bonus e il super bonus 110% diventano dei momenti di grande discussione e di interpretazione. Quello che voglio dire è che all'interno del gruppo di cooperazione si trovano professionalità con le quali finalmente ti puoi confrontare. Abbiamo non solo professionalità di architetti, ma ci sono geologi, ci sono ingegneri, ci sono dottori commercialisti che devono certificare le pratiche, passo molto importante anche quello. E dalla sinergia di tutte queste professionalità tante volte risolviamo argomenti, risolviamo dubbi, no? Che ovviamente vengono fuori, e stiamo operando in modo importante, e come dico, proprio per dare sicurezza al gruppo, nella cooperativa abbiamo trovato lo sfogo ai nostri desideri. Le nostre parti, ecco, noi siamo molto inseriti nella società biellese, crediamo molto nello sviluppo, siamo partecipi e cerchiamo di dare un apporto, no? Ed è proprio forse per questo tipo di mentalità che ci accomuna, che abbiamo trovato anche delle idee che sono simili alle nostre, che hanno aderito a questa formazione e che sta dando, come dico, delle grandi soddisfazioni. Deve essere quindi la pandemia aveva proprio distrutto un po' questa possibilità di unità di intenti, la stiamo ritrovando fortemente all'interno di questo gruppo e questo mi dà molta soddisfazione. Era questo che volevo trasmettervi. Grazie comunque a tutti e buongiorno. Buongiorno, sono Valentina Oreglia di Lega Coop Piemonte.
vi presento brevemente le società cooperative tra professionisti. I liberi professionisti in Italia devono affrontare un mercato competitivo e ad alta densità. Per avere un'idea numerica, gli architetti nel nostro paese sono 150.000, contro 100.000 della Germania e 30.000 di Francia e Regno Unito. Una risposta a questo problema può essere la costituzione di una società tra professionisti, anche detta STP, che unendo le risorse e le competenze di più figure è in grado di offrire un servizio migliore a un prezzo competitivo per il mercato. Essendo le STP delle vere e proprie società, possono adottare diverse forme, tra cui quella cooperativa, che identifica il proprio scopo mutualistico nel consentire di esercitare la propria professione nel modo più efficace ed efficiente possibile nel mercato di riferimento, anche grazie alle sinergie che possono scaturire dalla collaborazione con gli altri soci. Tale obiettivo è assicurato anche dal fatto che il controllo della cooperativa è assegnato ai professionisti stessi, i quali sono interessati a ottenere la massima utilità dal lavoro garantito dalla cooperativa e non la massima remunerazione del capitale conferito. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.